Buongiorno a tutti, allenatori e benvenuti sul mio canale ancora con la modellazione del nostro robotino Wally. Siamo arrivati l'ultima volta in questa situazione qui, ok? E oggi andiamo a modellare quello che è questa specie di, come si può dire, piccola cornice, che ne so io, questa cosa qui, no? Poi facciamo il buco qui per il collo e la testa del robottino e vediamo anche qualche particolare, magari questo qui adesso. Vediamo un attimino, dai. E proseguiamo velocemente, così non perdiamo tempo, dato che dall'ultima volta è passato un attimino di tempo. Allora andiamo a spegnere questa cosa qui, ok? E andiamo a costruire appunto questa piccola cornice, chiamiamola così. Allora, per costruire questa io farei in modo diverso rispetto a questa intelaiatura che abbiamo fatto verso il basso, perché appunto non se ci segue sì il corpo, però è tipo una cornice, no? E lo farei in modo leggermente diverso, io lo farei in questo modo qua. Allora andrei nella vi visione di sinistra, ok? E quindi abbiamo questa parte qua del corpo robot, ok? E farei una roba di questo tipo qui. Allora, vediamo. Spegniamo un attimino la foto. Poi ci prendiamo la polilinea. Partiamo più o meno. No, possiamo prendere un rettangolo. Un rettangolo e quindi partiamo dall'esterno, dal corpo, in questo modo qua. Tiriamo il nostro rettangolo, adesso togliamo gli snap così non rompono le scatole, il nostro rettangolo che deve questo avanzare un po' fuori in questo modo così. Ok, perfetto, poi andrei a fare un taglio, togliamo l'orto che rompe, un taglio più o meno così, perfetto. Ok, poi andiamo a vedere la foto, ecco quel taglio lì più o meno è questo, anzi è un po' troppo tagliato, quindi andrei a renderlo un pochino meno inclinato, tipo una roba del genere. Perfetto, dovrebbe andare bene. E poi qui all'interno, ecco, magari forse siamo andati troppo all'esterno qua, lo selezioniamo questo più o meno così. Perfetto, andiamo a creare, diciamo, il profilo interno, che è questo qua, questo modo qui. Quindi togliamo sempre la foto, ok, prendiamo la polilinea, andiamo all'interno, in questo modo qua, un po' così, e poi tagliamo così, e poi andiamo verso l'esterno in questo modo qua, ok, più o meno una roba del genere dovrebbe andare bene. Quindi selezioniamo 1, 2, 3, spegniamo tutto il resto, perfetto, poi andiamo sul tronca e andiamo a troncare quelle parti che non ci interessano, quindi questa, 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 questa e questa. Il resto andiamo a unircelo, quindi unisci, perfetto. Ok, poi riattiviamo il nostro corpo, andiamo nella vista top. Nella vista top noi qui siamo, dobbiamo andare un po' all'esterno anche qua del corpo, più o meno una roba del genere. Ok, e poi andiamo a fare un estrudi, quindi extrude, io scrivo extrude perché in inglese voi estrudi, curva, andiamo un invio, facciamo solido sì, due lati no, e andiamo a estrudere fino qua, più o meno qua, così. Perfetto, andiamo a vedercelo da vicino. Allora, aspettate un attimo, ok? In questo modo qua dovrebbe andare bene, perfetto. Allora la curva la portiamo nel livello curve, che dovrebbe essere qua, eccolo, facciamo cambio oggetti livello, ok, così è andato fuori le scatole. Ok, vediamo qua, allora sinistra, foto. Sì, non tanto va all'esterno, quindi dovrebbe andare bene, anche se forse un pochino di più, forse. Facciamo una cosa, andiamo a allargarlo un attimino proprio appena appena, ok, quindi facciamo scala 1D, prendiamo da qua e allarghiamo appena appena, in questo modo qua, voilà, eccoci, no, così va bene, ok, perfetto,
Perfetto, adesso dobbiamo andare a fare che cosa? Il taglio verso l'alto, eccolo qua, questo taglio qua. Quindi andiamo nella vista top, ok, con la vista facciamo wireframe anche, no, facciamo vista shaded, dai, la vista shaded, ok, forse. Siamo andati troppo all'esterno dietro, vediamo se dietro siamo andati troppo all'esterno. Sì, forse un po' troppo, no, però anche di qua va bene, no, va bene, dai, teniamo così, perfetto. Allora, poi dobbiamo fare due tagli appunto dall'alto, ok, che saranno più o meno così. Così, perfetto. Ok, facciamo, mettiamo in semitrasparente e andiamo a selezionare 1 e 1, 2 e spegniamo tutto il resto. Perfetto, riportiamo in shaded. Ok, e questo ce lo dobbiamo portare verso l'alto. Ok, qua così. Ok, poi se andiamo sempre nella vista top, andiamo su. Vabbè, allora facciamo questo, andiamo a estruderlo, quindi extrude, ok, extrude curva invio solido, sì, perfetto, facciamo una roba del genere, ok, e facciamo una differenza booleana, quindi differenza booleana tra questo, mi togli questo, via, ok, e qui ci siamo, questo non serve più, via, cance, e poi dobbiamo andare a tagliare anche questo. Andare a tagliare anche questo qua, quindi io direi per andare perfettamente allineato qua, direi di estrapolare un profilo, quindi questo diamo un invio, ok, facciamo extrude però extrude, ok, però andiamo nel top e diciamo direzione. Quindi dall'alto verso il basso, così con due lati, sì, perfetto in questo modo, benissimo, in questo modo qua, e io direi di fare un tronca tranquillamente, facciamo un tronca questo, via, e tronchiamo questo qua, ok, poi chiudiamo il sotto, ok, chiudiamo il sotto. In questo modo qua. Allora, per chiudere sotto tranquillamente andiamo negli strumenti solidi, chiudi fuori piani, selezioniamo, diamo invio, eccola là. E l'abbiamo già chiuso e questo io direi che va. Ai, ho sbagliato perché ho troncato anche questo, quindi no. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. No. Ok, devo accorciarlo fino lì, quindi. Allora, vado a prendere scalo 1D, mi aggancio allora con il fine, mi aggancio qua a qua e vado a portarlo fino qui. Vediamo se ci siamo. Ok, ancora un pochino. Quindi facciamo di nuovo 1, 1, 2 e lo portiamo, aspettate un attimo, togliamo gli snap, lo portiamo fino qua. Ok, e io direi che va bene così. Allora, a questo punto dobbiamo fare un'estrusione della superficie, quindi digitiamo extrude, ok, però stavolta non curva, ma superficie. Selezioniamo superficie, diamo un invio, solido sì, ok, e andiamo verso il basso, in questo modo qua. E poi io direi di allungarlo, quindi fare di nuovo un scalo 1D, mi aggancio, allora, no, aspettate un attimo, forse l'ho mosso, Ctrl Z, ah no, non l'avevo mosso, niente, rifaccio. Allora, extrude superficie, extrude curva, no, superficie, no, extrude, SRF, quindi superficie, eccolo qua, perfetto, e vado verso il basso. Poi attivo gli snap,
faccio di nuovo uno scala 1D, mi aggancio e vado verso l'esterno. Ok, adesso faccio una differenza booleana tra questo, mi togli questo e voilà. Oh, adesso ci siamo. Ok, adesso va bene. Perfetto. Ok, a questo punto dobbiamo andare a smussare, quindi smussiamo questa parte qua e quindi facciamo negli strumenti solidi andiamo a digitare fillet edge, cioè smusso, facciamo raggio 15, diamo un invio e qui avremo raggio 15, poi clicchiamo su prossimo raggio 5, ok, diamo un invio e incominciamo a dargli tutti gli altri bordi come si dice, per lo smusso a 5, no, 5 troppo, perdono. 5 troppo. Facciamo, rifacciamo. Quindi fillet 15 invio. Questo. Ok, poi prossimo raggio facciamo 2 invio. Ok, e andiamo a dargli gli altri bordi di smusso. Ok, quindi anche questo, anche questo. Ok, e anche questo. Ok. Perfetto. Anzi, questi due forse no. Questi due forse no. Facciamo control, togliamo questo e questo perché magari ci possono creare dei problemi. Diamo un invio e diamo un invio. Perfetto. Ok, vediamo. Sì, forse un po' troppo. Due ancora un po' troppo. Facciamo control Z, facciamo uno. Quindi rifacciamo. Quindi 15, invio. Questo può andare bene a 15. Prossimo raggio. Invece di 2, 1. Invio, ok, e di nuovo gli diamo tutti i nostri, facciamo così, gli diamo, sì, così, così, va bene, questo sì, abbiamo detto questi due no, quindi control, questo e questo no, questo sì, e questo sì, ok, perfetto, diamo, invio, invio, oh, adesso sì, ci siamo. Ok, 15, perfetto. Quindi riattiviamo il corpo. Eccolo. Andiamo a vedercelo. Ok, io direi che va abbastanza bene. Ok, direi che può andare bene. Quindi facciamo una cosa, lo selezioniamo, andiamo nella vista top, andiamo qui in copia speculare, attiviamo il medio, ci snappiamo metà del corpo e lo portiamo dall'altra parte. Ok, in questo modo qua. Ok, e anche questo è fatto. Perfetto, adesso andiamo a creare il buco per il collo del robottino e qui secondo me è fatto qui smussato. Ok. Sì, è un po' strano perché qui non si riesce a capire bene dall'alto come potrebbe essere fatto più o meno, vabbè, vediamo come fare. Intanto facciamo la depressione interna e poi andremo a vedere in un secondo momento magari come andare a rimetterla a posto così, però dovremmo farlo. Ok, vediamo, dai. Allora andiamo nel top, aspettate un attimo, di nuovo in prospettica. Ok, qui bisogna lasciare parecchio spazio. E quindi dovremmo andare a creare allora togliamo gli snap, vediamo, perdone che me lo riguardo di nuovo, vado proprio sui bordi, faccio una prima depressione però lì Vediamo. Quindi qui e andiamo nel front. Ok. Non rendered, pardon. Wireframe. No, quello che abbiamo appena fatto. Che fine. Qual è? Porca miseria, l'ho perso.
L'ho perso, vediamo. Mettiamo Ghosted. E lo capperò alla fine. Dovrebbe essere questo, eccolo qua. No, non è questo. No, allora non l'ho. Oh, no, eccolo qua. Questo. Eccolo qua. Ok. Allora, vediamo. Shaded. Allora, andiamo nel front. Questo. Vediamo come fare. Facciamo una prima depressione così. Vediamo. Facciamo una differenza booleana. Che è questa. Ok. Questo potrebbe andare bene. Aspettate un attimo, andiamo a vedere bene com'è fatto questo coso qui. Potrebbe andare bene così. No, così potrebbe andare bene, io penso. Però CTRL Z e facciamo differenza booleana, ok, tra questo, ok, e questo. Ok, così almeno tagliamo tutto. E poi qui dobbiamo smussare con strumenti solidi chamfer. Questo facciamo 10, vediamo 10, invio, invio, e così potrebbe andare bene. Ok, così potrebbe andare bene. E qui secondo me dobbiamo fare un'altra depressione, quindi che va all'interno. Ok, quindi andiamo sempre nel top, prendiamo sempre questo e dovrebbe essere una depressione, vediamo. Front, una depressione che lascia un bordo qua, qui va quasi a filo, ok, quindi lascia un bordo qui, qui va quasi a filo, ecco così. Lì lascia un bordo e anche qua lascia un bordo più o meno così. Ok, poi andiamo nel front, andiamo a vedere dove siamo. Ok, perfetto, vediamo dove va a finire, lo tiriamo verso vediamo, Ctrl C, intanto copiamolo. Ok, poi andiamo di nuovo a fare una differenza booleana tra 1, 2, 3, invio 4, ok. E io direi che potrebbe anche andare bene questo modo qua, quindi abbiamo il nostro smusso, che in questo modo qua abbiamo il nostro profilino, l'altro profilino che è quello, ok, e poi qui andremo a fare una specie di altra diciamo un altro invito, magari tondo questa volta, perché dovrà entrare dentro questo collo tondo così, che poi avrà i suoi snodi, eccetera, eccetera. Ok, e quindi andremo a inventarci noi, diciamo, un aggancio. Adesso facciamo invece questo profilino qua, invece, che è questo qui, che sono dei piccoli particolari, però che fanno a volte la differenza. Ok, vediamo e andiamo a farceli da questa parte qua. Ok, che adesso non mi ricordo, ecco, seguono tutti il profilo, quindi e poi vanno anche all'interno, esatto, vanno anche all'interno, che vanno anche all'interno lì, ecco, quindi aspetta, fammi vedere come sono fatti. Ok, faccio così. Ok, io penso di aver capito. Allora facciamo una cosa, selezioniamo questo e spegniamo tutto il resto così non ci disturba. Ok. Poi andiamo a. Sì, estrapoliamo. Guardate. Andiamo a estrapolare il profilo. Questo, uno.
2, ok, 4, ok, poi 5, 6, 7. Invio e li uniamo. Ok, poi andiamo a fare una estrusione, curva, invio, due lati no, solido sì, e gli diamo uno spessore. No, 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 no. Cosa faccio? No, pardon, left. Left, spegniamo la foto. Left, eccolo qua. Ok, left. No, 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 no. Allora, alt. Allora, da qui andiamo a collegarci con una pollinea, con un fine. Ci agganciamo. Gli diamo uno spessore, tipo così. Ok, poi andiamo verso il basso. Qui. Attiviamo lo smart track, ci agganciamo sempre al fine. Ok, perfetto, e ci agganciamo lì. Ok, qui. Ok, poi andiamo qui, prendiamo sempre un rettangolo e ci agganciamo alla metà sempre col gambo. Allora, rettangolo, però lo facciamo partire dal centro. Ok, ci agganciamo qua, perfetto. Partiamo da qua e andiamo a crearci un rettangolino così. E poi questo, facciamo Ctrl C, Ctrl V, ce lo portiamo verso il basso e lo mettiamo a metà di quest'altro. Che è così, più o meno a metà di questo. Ok, perfetto. Poi facciamo tronca, selezioniamo questi. Invio e tronchiamo quello che non ci serve. Esatto, questo e questo. Questo lo uniamo. Perfetto, dovrebbe essere. No, non è unito. Ok, allora facciamo un unisci, quindi questa. E poi uniamo questo e questa curva. Invio. Eccola lì, perfetto. Andiamo in prospettica. Vediamo. Oh signor. No, abbiamo sbagliato. Allora, abbiamo sbagliato, pardon. Allora, no problem, facciamo una cosa, facciamo un esplodi. Ok, eliminiamo questa e poi facciamo un unisci. Facciamo una, due. Ah, anche quella bisogna unire questa, invio, perfetto. E poi prendiamo uno sposta, ci agganciamo, togliamo lo smart track rompiscatole, ci agganciamo qua e ci agganciamo qua. Ok, adesso sì che ci siamo. Ok, adesso chiudiamo qui, 1, 2, e poi di nuovo facciamo unisci, quindi unisci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, e questo unito. E di nuovo facciamo uno sposta. Ci agganciamo qua e ci agganciamo qua. Perfetto. Ok. E adesso andiamo a fare un extrude. Quindi extrude. Extrude curva. Invio. Due lati no, solido sì. E gli diamo uno spessore. Più o meno così. Ok. Dovremmo esserci. Ok, quindi riattiviamo tutto. Ok, anche qui abbiamo il nostro profilino, quindi selezioniamo questo, andiamo nel top e facciamo la stessa cosa con copia speculare, medio. Ok, ci agganciamo e lo portiamo al suo posto anche dall'altra parte. Così. Ok, e anche questo direi che è fatto. Ok, quindi anche 1, 2, 3 e 1, 4.
portiamo in corpo def, cambio oggetti di livello, ok, mettiamo corpo def, ok, manca questo, ah, questo non ho capito perché è esploso, allora, cambio oggetti di livello, riattiviamo, vediamo, scusate, faccio un controllo. Ah, questo era quello il primo. Ok. Bisogna eliminarlo che non serve. Ok, via. Perfetto. Ok, adesso ci siamo. Ok, allora. Ok, io direi che va bene, dai. Ci fermiamo qua anche oggi, anche questa volta. Ok. Ecco, qui c'è un particolare che non mi sta bene, che è questo qua. Ok, quindi andremo un attimino a metterlo a posto. Magari è inutile che faccio un video per questo, lo metto a posto io, poi lo risistemo, dai. E comunque sono piccolezze. Ok, e riattiviamo di nuovo anche i cingoli. Eccole, perfetto. E quindi, bene, comincia un attimino a prendere veramente una bella forma. Bene, fermiamoci anche qua. Spero che anche questo video sia stato utile per qualcuno, sia interessante la nostra modellazione mentre continuiamo con questo robottino. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel like al video se vi piace. Se vi interessa un corso online su Rhinos Heroes, in descrizione avete tutte le indicazioni. E se vi serve comunque una mano per qualcosa, non esitate a mandarmi una mail o a chiamarmi, in qualche modo contattarmi, che risponderò ben volentieri e se posso aiuto tutti. Un ciao a tutti e ben trovati, un abbraccio, ciao a tutti.